Mauro e il leone, capitolo 9. Dei leoni nel viale. Il Mauro corse svelto nella sua stanza, ma Ulisse era proprio sparito. Intanto il Tito, che lo seguiva con il Luca, chiedeva: Ma dov'è? È feroce? Giacinto è ferocissimo, però non è che fa male alla gente, che la sbrani, e rise. E il Luca, arrivando anche lui: Cerca Ulisse che andiamo tutti a giocare al calcio, però non qui nei giardinetti, andiamo ai giardini pubblici che ci sono i prati grandi. Ma dove poteva essere finito Ulisse? Se fosse andato in un'altra stanza, l'avrebbero visto passare. Un leone non è un moscerino. Intanto il Mauro sentiva delle voci giù nel viale. Si sporse dalla finestra. E lì sotto c'erano molti bambini che giocavano con una leonessa. Seduto su un muretto c'era anche un vecchio leone con gli occhiali e un gran berretto giallino che leggeva il giornale. Era quello che la mattina prima se ne stava seduto su una panchina dei giardini e che il Mauro aveva scambiato per un vecchio signore. Però, mentre guardava nel viale, il bambino sentì un mugolio nell'aria sopra di lui. Ulisse! Quella voce ormai la conosceva bene. Ma dov'era? Stava volando? Guardò in alto e vide il suo amico appollaiato come un enorme uccello su un grosso ramo dell'olmo, poco più su della finestra, e scodinzolava. Dai, Ulisse! Gridò il Mauro. Scendi che andiamo a giocare al pallone col Tito e con Luca. Lo sai che anche in casa loro è andato a stare un leone? Si chiama Giacinto, lo conosci? Anche il muso di Giacinto intanto si era sporto dalla finestra e il leone uccello ruggì un saluto. Erano vecchi amici. Subito con un salto fantastico, Ulisse balzò nel viale e anche Giacinto balzò nel viale, saltando dalla finestra. Un momento dopo nel viale c'erano anche il Mauro, il Tito e il Luca, che però erano scesi giù dalle scale. E 2 momenti dopo i 3 bambini galoppavano verso i giardini pubblici in groppa ai 2 leoni. Tra i 2 momenti però il Mauro, voltandosi indietro, aveva gridato: Ciao papà! Andiamo a giocare ai giardini pubblici! Stiamo là tutto il giorno! Che bello! E il papà dalla finestra: Va bene, però passate prima dal fornaio Carlotto a prendervi dei panini! Ciao belli! Il leone vecchietto li guardò andar via, sogghignando sotto i suoi lunghi baffoni leonini. Intanto sbirciava una vecchietta che veniva avanti dondolando e che, vedendo correre via quei 2 leoni, poi lanciando occhiate alla leonessa che giocava coi bambini, strillò: Ma mettetegli la museruola a quei cani, grossi come sono! Poi si girò verso il leone vecchietto e borbottò: Ma è possibile che lascino andare in giro senza museruola dei cani così grossi? E con in groppa dei bambini anche, che possono morderli. Cosa ne dici tu, eh? Il leone faceva tanti bei sì con la testa e la vecchierella, che di sicuro ci vedeva poco, se ne andò brontolando soddisfatta. Anche tu la pensi come me, vero? Meno male, non si può andare avanti così, con tutti quei cagnoni in giro, sì o no? E il vecchietto continuava a far sì con la testa, mugolando. I 2 leoni, intanto, correvano veloci e felici, e i 3 bambini pensavano che una giornata bella come quella non era mai capitata, e c'era anche un sole stupendo. Dovevano correre per un bel pezzo perché i giardini pubblici erano lontani e correvano, correvano. Arrivarono nel viale dei grandi alberi. Anche adesso lì c'era il vigile leone e, vedendo il Mauro in così bella compagnia,
sorrise digrignando i denti. Però, con la zampa guantata, indicò subito agli altri due leoni la fermata dell'autobus. Il Mauro gridò: «Ma noi dobbiamo andare dritto! Andiamo ai giardini pubblici!» Però i due leoni, scuotendo la criniera per far capire che era giusto fare come aveva indicato il vigile, filarono verso la fermata. L'autobus stava proprio arrivando e un attimo dopo i due leoni, con i bambini in groppa, saltarono su, accolti dal ruggito amico del guidatore, che era un bel caso anche questo, era l'autista leone del giorno prima. Però il vigile non li aveva spinti a salire sull'autobus perché si incontrassero con lui. C'era ben altro. È che un attimo prima, in fondo al viale, dalla parte opposta, aveva visto sbucare una macchina e con la sua vista leonina si era accorto che dentro c'era un omone grosso e robusto, con un vestito a righe bianche e rosse, un largo cappello rosso e bianco e un faccione rosso. Al volante c'era un uomo con occhi maligni, capelli neri e ricci, folti baffi e lunghe basette a forma di scopa. Aveva un vestito a righe nere e grigie. E quando la macchina arrivò all'incrocio, il vigile la lasciò tranquillamente proseguire proprio nella strada dove c'era la casa del Mauro. E lì avanzò piano piano. Intanto l'omone sbirciava in tutte le case, in tutti i giardini, cercava di scoprire qualcosa. Ma trovò solo una giovane leonessa con intorno molti bambini e un vecchietto seduto su un muricciolo, leggeva il giornale e gli nascondeva la faccia. Ma il muso nascosto da quel giornale intanto ascoltava quello che i due in macchina dicevano. «Chissà dove si è cacciato quel leone!» mormorava a Lucky Barnum. «Se almeno trovassi quel bambino, capirei dove sta. Ieri sera li ho visti insieme e non erano lontani da qui. Ma chissà dove si sono nascosti. Bisogna trovarlo, quel leone, a tutti i costi. Hai capito, Muff Camorra? A tutti i costi!» «Lo so, capo, lo so. E lo troveremo, costi quello che costi. Lo so che quel leone vale miliardi!» rispose l'uomo riccio ghignando cattivo. E Barnum: «Ieri sera l'ho guardato bene. Ha una gran criniera rossa come il fuoco, in cui ci sono dei ciuffetti neri. Ma probabilmente è poi andato lontano da qui e...» Piano piano la macchina si allontanò. Il vecchietto allora lasciò cadere il giornale, saltò giù dal muretto e si avviò a passo tranquillo, camminando diritto come un uomo, dalla parte opposta, ossia verso i giardini pubblici.